del Kansas, con le sue distese deserte sconfinate, incolte fin dall'inizio dei tempi. Superando la siccità, le tempeste di sabbia e il caldo torrido, coraggiosi pionieri curavano amorevolmente i magri raccolti, sognando epoche di fertilità, di pace e di abbondanza. Ma più che le avversità della natura, essi dovevano fronteggiare un pericolo mortale che li minacciava costantemente: gli spietati cowboy e la mandra del bestiame. I coloni cercavano di opporre resistenza usando gli attrezzi agricoli come armi, ma ogni loro difesa era vana contro le rivoltelle dei cowboy. La valanga distruggitrice avanzava continuamente incitata dal grido di battaglia dei cowboy: «Fate passare il bestiame!» Questa è la cittadina di Liberal. Dove finisce la pista, incomincia la sua strada principale. Ehi, hey, Billy! Billy! Come va, Billy? Bene, bene, signor sindaco. Vanno bene gli affari? Non molto. La gente ha paura della città. Già, ho inteso dire che c'è stata baruffa al passo ieri. Infatti, quei dannati hanno sfasciato tutto laggiù. Hanno messo i contadini a terra per un altro anno. Sì, e ci metteranno a terra anche questa povera città se non si rimedia subito. Siete voi il sindaco. Per quanto tempo dobbiamo sopportare questa gentaccia? Finché non ci sarà un nuovo sceriffo. Ma non deve essere uno che ci tenga a vivere molto. Conosci nessuno? Sì, ma non ve lo dico ancora. L'hanno conciata proprio male la grossa fattoria di Bowen. Per carità, voi la chiamate grossa? Non conoscete quella di mio cugino allora? Si chiama Bacco e John. Aspetta, Billy, non mi verrai ancora a parlare di tuo cugino Bacco? Proprio così. La fattoria del vecchio Bacco era così vasta che il colono e la moglie un giorno, appena sposati, uscirono per mungere le vacche che pascolavano al nord. Quando tornarono, avevano un figlio già di un anno. Aspetta un momento, sei matto, Billy? Fate largo, salve Larkin, bentornato. Contento di rivedervi. Beviamo qualcosa? No, devo parlare a Mauri prima, ci rivedremo dopo. Entrate ragazzi, da bere, è pagato. Ecco qua i documenti, Mauri. Ho caricato e spedito stanotte. Ogni capo è stato registrato tranne i due che abbiamo macellato. Ah, a quanto pare ti hanno lasciato il ricordo ieri. Un bifolco si è fatto troppo avanti con una catena da aratro. Sai chi è stato? Sì, lo riconoscerei se lo rivedessi, allora... Fatti medicare la testa dal dottore. Quando è finito ti devo parlare. Roba buona? Credo che ti piacerà. Come vi sentite, Anna? Volete aiutarmi, per favore? Facciamola sedere là. Sei qui. Qui, ecco. Su, fatele un po' d'aria. Cavalli. I cavalli hanno un buon profumo, Anna. Signor sindaco, come rispettabile cittadina di Liberal, io chiedo che si prendano severi provvedimenti. Certo, ci penseremo subito, Anna. Bisogna fare qualche altra cosa oltre che pensare. Siamo ad un punto in cui tutti i denari finiscono al bar, in solenni sbornie. Sentite, sto parlando di loro. Ah, hanno cominciato presto oggi. Che sarà stasera? Quelle terribili donne, Ruvistone e le altre. Ah, sì, ci serve uno sceriffo e che abbia del fegato. Ma passerà molto tempo prima di trovarne uno come Sam Pritchard. Sono proprio contento che abbiate parlato di Sam Pritchard. Sua figlia Susan mi ha pregato di consegnare questo biglietto a Darby. Sapete che stavo per dimenticarmi? Che cosa aspetti a portarglielo? Vado! Eliotropio. Salve, ti alzi adesso? Ho lavorato molto ieri. Quella è la tua colazione? E quanto mi basta. No, raccontare storie. Hai qualcosa? Un'altra lite fra cowboys e coloni ed io sarò a terra.
Mi dispiace per te. Altre 6 famiglie sono partite ieri per l'est. Suppongo che gli avrai dato tutti i tuoi soldi, come al solito. La loro terra è nelle mie mani. Oh, Ale, ho qualcosa per te. Cos'è? È un Billy Doo. Come? E che ne so io come l'ha chiamato Susan, mi pare Billy Doo, non ricordo. Billy Doo significa lettera d'amore. Ah, mai saputo che avesse un nome speciale. Billy, l'hai così squalcito che è quasi illeggibile. Vuoi sapere cosa c'è scritto? Ah, tu l'hai letto? Oh, beh, fra me e te non ci sono segreti, vero? Ma non pensavo di dividere la mia ragazza con te. Io non dico questo, specie dopo le nozze. Ah, vuole che tu vada a cavallo con lei, ti ho fatto sellare il red, è già pronto. Perché non l'hai detto subito? Mi devo vestire. No, 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 quella lì. Eccola qua. Ma che, spicca troppo. È quella che ti ha regalato per il tuo compleanno e non l'hai mai messa. Una donna non bada mai al colore di una cravatta quando è innamorata. Che ne sai delle donne tu? Che io? Sappi che ho avuto sempre delle donne io dalla Vasca a Zanzibar. E credilo o no, sono sempre loro che fanno l'accortamento. E non ti dimenticare, fra l'altro, che hai un rivale pericoloso. Logan Maury? Logan Maury. Lo zerbinotto sa quello che piace alle donne. Ed è insinuante come una pulce. Nessuna notizia da Dodge City? No, no, ma arriverà. Hai chiesto aiuto ad un grand'uomo, Billy? Hai mai saputo che Masterson è divenuto un celebre poliziotto per aver aiutato i deboli? Dovrebbe già aver ricevuto la lettera, se l'hai scritta. Come se l'ho scritta? L'ho impostata io stesso, raccomandato espresso urgente personale. Mi è costata quasi $3. Certo che gli indiani potrebbero aver assalito la diligenza o i banditi aver saccheggiato il treno. Un uragano potrebbe averla portata via, le cavallette. Oh, a proposito, senti. Ti ho mai parlato di quella volta quando le cavallette invasero l'immensa fattoria di Bacco? No, non ora, Billy. Ho da fare. Beh, erano grosse come muli quelle brutte bastarde. Infastidivano gli uomini e il bestiame. Arrivavano a stormi e mangiavano piante, alberi, carri e persino le case. Praticamente si mangiavano quasi tutto. Tu non ci crederai, eh? Billy? Oh, Billy! Posso salutarvi? Salve, Logan. Susan, siete la ragazza più deliziosa che io conosca. Ma non è troppo presto per simili dichiarazioni? Ma io vi amo. E io invece amo Allen Harper. Ma che bel triangolo. Voi amate Allen Harper e io amo voi. Allen è un bravo ragazzo e mi dispiace per lui. Lo vorrei aiutare se potessi. Perché vi dispiace? Ma sì, sciupare tutta la sua vita qui. E cosa rappresenta il futuro di questo paese per un uomo come lui? Un disastro dietro l'altro. Ha investito tutto quanto in questa ingrata terra. A voi ciò non accadrà, vero Logan? Oserei dire di no. So quello che voglio. E voi riuscite a far sognare gli uomini. Dai, Ale, non parlare a me di vento e di cicloni. Mi ricordo che una volta al mio paese soffiò un vento così impetuoso che fece staccare le penne dalla pelle delle galline e le attaccò addosso alle anatre. Ed incolò quella delle anatre addosso alle galline. Dovevi vedere che scena. Le galline camminavano travestite da anatre e le anatre camminavano travestite da... Ecco chi assedia la ragazza. Ciao, Allen. Ciao, Susan. Eccolo qua, signorina. Grazie, Billy. Salve, Logan. Salve, Allen. Scusa il ritardo. Io e Billy abbiamo perso tempo a discutere sulla scelta della cravatta. Billy ha vinto e eccola qua. Non avevi torto se ti rifiutavi di metterla, Allen. È a colori un po' troppo pacchiani. Pacchiani? Ebbene, sappiate che l'ho comprata io quella cravatta in occasione del suo compleanno. Oh, scherzavo, non vi offendete, Susan. Qualunque cosa scelta da voi deve essere di buon gusto. Tutto pronto, Ale. Fanno proprio una bella coppia, eh? Vero? Ascolta, Susan, non sarà sempre così. Un giorno invece di tutta questa desolazione vedremo intorno a noi immensi campi ammantati di spighe e il sole sorriderà al più prospero stato dell'Unione, il Kansas. Mio padre ha fatto questo sogno.
Mia madre lo ha seguito. Ed è rimasta radicata qui, lottando contro il caldo e i banditi. Fino a che morì. Seguita poco dopo da mio padre assassinato dai briganti. Ma il paese è giovane, Susan. Le cose non sono ancora sistemate. Vedi, ogni inizio è difficile, ma cambierà. Oh, Allen, andiamo via di qui. Andiamo all'est, che è il nostro paese. No, Susan, questo è il nostro paese, credi. Cerca di capirmi ed aiutami a superare gli ostacoli. Oh, io me ne vado, Allen. Con te o senza di te. Una specie di liquidazione. Ho deciso, Allen. Permettimi una domanda. Che cosa c'entra Logan in questa tua decisione? Mi ha chiesto di sposarlo ed andare a Chicago. Ah, capisco. No, non capisci. Sei un uomo in una terra di uomini, insensibili alle esigenze di una donna. Kansas. Dove le donne sciupano la vita cercando di far uscire una spiga da una steppa. Lavorare, attendendo qualche cosa che non avverrà mai. Calma, silenzio, fate silenzio! Calma! In nome della direzione dell'Oriental, ho l'onore di presentarvi la nostra stella, Miss Ruby Stowe! Tesoro. Salve, Ruby. Beh, ci sono novità. Non mi baci neanche o sei occupato? Mai troppo per un bacio. Oh, grazie. Sei avaruccio stamane, vero? Scusa, ma ho molte cose per la testa. Più importanti di me? Grandi progetti, Ruby. Mi pare già di vedere il mio bestiame, con il marchio di Mauri sparso su pascoli sconfinati e i miei depositi che forniranno 2000 capi all'anno a Chicago. Bene per un giovane come te, ma troppa ambizione è pericolosa. Ascolta. Attualmente incasso un dollaro per ogni bestia spedita. Ma il vero guadagno sta nell'allevamento del bestiame. $80 per ogni capo invece di uno. Ma ci vogliono molti pascoli e qui intorno non ve ne sono da affittare. I contadini... Non li voglio in affitto. Devono essere miei. Per quanto riguarda i coloni, ho già trovato il modo di contentarli legalmente. Ma non è Allen Harper che contratta con loro legalmente, mi sembra?
Senti, Ruby, la vita è fatta così. Ognuno ha le sue idee. Davvero una novità per Liberal. E anche sul conto di Susan Pritchard, non è vero, tesoro? Sei pazza. Sarà, ma tu scherzi col fuoco, Logan. Il canarino può mangiare il gatto, sta attento. Dato che hai spostato la questione sulle persone, vuoi che parliamo un poco anche di te? Che cos'è per te, Allen? Ah, ecco perché mi hai cercato. Sì, ho inteso alcune cose che non mi vanno, Ruby. Non sei geloso, vero tesoro? No, ti avviso solo, ecco tutto. Bene, se mi hai chiamato solo per questo, ritorno al mio lavoro. Te ne vai anche tu? Non posso più stare nel Kansas. Non si può far crescere niente qui. No, signor Harper, è finita. Voi avete la mia ipoteca e potete prendervi la terra. Vorrei non essere mai venuto, maledizione. Vorrei darti di più. Buona fortuna. Grazie, signore. Avanti! Tu sei quel bastardo che mi ha colpito con la catena, eh? No, non ti credo! Scendi dal carro! Qualche amico di questo signore desidera continuare, si faccia pure avanti. Mi chiamo Allen Harper. Vi sono molto obbligato. Felicissimo, Harper. Quelli erano pugni. Senti, amico. Ti prendi degli incarichi per nulla. Chi siete voi? Il proprietario del caffè. Ce la sbrogliamo sempre da noi a Liberal. E in effetti non troppo bene. Se non fossi arrivato io, costui avrebbe commesso un omicidio. Parli come un giudice di pace. Ognuno è giudice di pace quando la pace è violata. Questo in forza dello statuto. Lo statuto non è ancora giunto a Liberal. Hai molto da apprendere, amico. Fra l'altro sappi che nessun cowboy verrà mai impiccato qui. Liberal è una città come un'altra. Anche i cowboys dovranno scontare, se colpevoli. Siamo d'accordo. Se colpevoli, pagheranno. Ti consiglio di conoscere meglio il paese. Ho già cominciato a fare qualcosa, ma vi ringrazio per il consiglio. Cercherò di fare di più. Puoi cominciare col presentarti. Oh, scusate, grave errore. Il mio nome è William Barclay Masterson, ispettore di polizia. Bart Masterson? Sì. Cercavo il mio vecchio amico Billy Burns. Bene, signor Masterson. Credo di parlare a nome di tutta la città nel darvi il benvenuto. Se avete bisogno di qualcosa, fatemelo sapere. Nel frattempo, fatevi vedere. Grazie. Entrate da bere e pagato. Ale! Ale! Lasciatemi passare, via! Tutto bene, Ale? Eh? Ma certo, Billy. Billy! Vecchio sciacallo! Sei sempre
Corre tu, vecchio caprone! Tanto piacere di rivederti. Ci è voluto tanto ad arrivare, neanche se fossi partito dalla Cina e fossi venuto a nuoto. Ho dovuto nuotare tutto controcorrente. Sì, ce l'avevo detto che Matteson sarebbe venuto. Un giorno mi chiedete se avevo nessuna idea per un nuovo sceriffo. Ebbene, sindaco, le presento la mia idea di un nuovo sceriffo. Ciò rende ufficiale il vostro arrivo in libera al signor Masterson. Grazie, signore. Mi sembra che questa città abbia molto bisogno di ordine e di giustizia. Sì, ah, sì. Sì, certo. Io accetto l'incarico. Ok! Il mio primo provvedimento sarà di mettere questi ribaldi in prigione. Bene. Andiamo, amici. Io e il sindaco prenderemo costui, batte tu e dalle, pensate all'altro. Alzati in piedi, buttalo maledetto se non vuoi che ti prenda a caccia. Andiamo avanti, andiamo. Dai, avrai tempo di riposarti in prigione. Non credo che i signori resteranno soli a lungo. Basta che Masterson cominci a lavorare ed in questa prigione ci saranno più clienti che in un'osteria il sabato. A proposito, questo mi ricorda... Aspetta un momento, aspetta un momento. Fatti sempre troppo, Billy. A Liberal tutti sanno in che modo avete sterminato i banditi a Dodge City. Sono sicuro che farete altrettanto qui. Avrò una licenza dal dipartimento. E questa città potrebbe interessarti. Interessarti? Beh, se rapine, assassini, furti sono interessanti, avrei da divertirti davvero qui. Purché abbia mano libera, signor sindaco. Certo, con piacere, signor Masterson. E quanti agenti vi occorrono? Soltanto uno. Non guardare me. Ti ho scelto, Billy. No, non io, non mi piace fare la gente. Sarà un lavoro di breve durata. Cosa vuol dire di breve durata? Sono troppo giovane, non senti che sto cambiando la voce adesso? Tutto ciò di cui ho bisogno è qualcuno che mi... Ma sei abbastanza grande per fare da solo. No, 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 no. Ecco fatto, Billy. Ora sei mio agente. No, caro, non mi va. Calmati. Questo ti rende importante. Davvero? Ma certo. Allora, signor sindaco, cosa c'è di vero in queste difficoltà nel coltivare la terra? Ma ho seminato più di 100 ettari fra grano, avena e grano turco e sono belli andati. Ci vorrebbe una pioggia. Potrebbe aiutare un po', ma non basterebbe a salvare i raccolti. Non si può contare sulle piogge estive. Se riuscite a coltivare i raccolti senza acqua, vi faranno governatore del Kansas. Inteso? Diventare governatore producendo raccolti senza pioggia. Senza pioggia? Proprio così. Alcuni coloni hanno già tentato, purtroppo invano. Solo un certo McKean che vive in campagna dice di avere un sistema che rivoluzionerà l'agricoltura. Significherebbe raccolti e recinti a non finire. E gli è andata bene? Per quanto mi risulta, solo in parte ed a causa del bestiame. È mancato poco che i cowboys lo spacciassero. Perché non andate a trovarlo? Già fatto, ma non vuol parlare. Tentate ancora. Se il suo metodo va, è la soluzione dei vostri problemi, no? Certamente. Avete investito molto denaro in queste terre? Sì, molto. $20,000, tutto quello che ho racimolato. Mi piacciono coloro che hanno fede. Anche a me. E il mio primo incarico sarà quello di andare con lui. Vado a sellare il cavallo. Allen, è strano come gli uomini desiderano sempre fare qualcosa e gli eventi vi si oppongano. Guardate me, per esempio. Io non vorrei fare il paciere. Eppure eccomi qui. Cosa vorreste fare, Bart? Ridereste a saperlo come gli altri. Non credo. Mi piacerebbe fare un giornale, essere un giornalista. Scrivo bene e mi viene spontaneo. E però non vogliono. Chi non vuole? Editori e pubblicisti. Sono contenti di stringere la mano al celebre poliziotto. Ma quando dico loro che voglio lasciare la rivoltella per la penna, cambiano di colore. Sapete che dicono? Fateci un racconto, un bel racconto, e vi troveremo lavoro finché vivrete. Sarete accontentato un giorno. Se vivrò. Per ora voi ed io siamo inchiodati in questa città selvaggia. Voi agricoltore e io scrittore. Probabilmente io creperò qui e voi forse rinuncerete e tornerete a casa. Chissà che non vi sbagliate. Speriamo. Capito, Sandy? Certo, certo, ho capito. C'è un bifolco che ha trovato il sistema di mandarci tutti falliti. Questo devo dirlo a Mauri. Esatto, ora vattene. Ehi, com'è il nome del contadino? McKean, McKean.
Ah sì, Mathien, ho capito. Avanti. Avanti! Hello, Tim. Salve, Albert. Ho saputo il fatto. Come vi sentite? Sto benone. Nessun sudicio o buttero riuscirà a spacciarmi. Ce ne vuole. Chiamate un dottore. Io non spenderò un soldo per quegli asini. Sempre generoso. Chiudi il becco tu, stallino. Stallino, a me è brutta faccia. Dov'è quella medicina che abbiamo portato? Stallino, a me. Vi hanno fatto molto danno le mandre, Tim? Il raccolto è andato. Ciò che quelle bestiacce non hanno calpestato, hanno mangiato. Non ve ne andrete mica, vero? A darmene? Io comincio ora. Ho imparato qualcosa. L'anno venturo tutta la mia terra sarà recintata, a costo di spenderci fino all'ultimo dollaro. Che avete imparato, Tim? Lasciamo stare, è un segreto. Ma io coltiverò il grano qui. Questa non è zona da grano, Tim. Prova col grano turco. Può servire a molte più cose che non il grano. Che ne vuoi sapere tu di agricoltura? Chi, io? Sì, tu. Sapi che mio cugino Bacco coltivava il più bel grano. A bevere il cavallo, Billy. Con questo... Red non ha bevuto da quando siamo partiti. Non ve la prendete, Tim. È fatto così. Lo so, lo so. Ho inteso dire che i coloni scappano come greggi impaurite. Già, ne hanno abbastanza. E anche Bowen è andato? Partito come gli altri. E gente, perché andarsene? Bowen è come tutti gli altri che dicono di essere agricoltori. Sono buoni soltanto a sgraffiare la terra, buttarci il seme e aspettare che la provvidenza faccia il resto. Ma quello non è il metodo migliore per il Kansas. Qual è il metodo, Tim? Non voglio dirlo ora. Sentite, signor Harper, voi avete l'ipoteca sulla campagna di Bowen. Se mi fate un buono sconto, la rilevo io. Ho già il denaro qui con me. Perché non lo depositate in banca? Perché non mi fido. Chi è proprietario di un bel pezzo di terra ha sempre qualche cosa. Forse serve denaro anche a voi? Certo, ma ne parleremo in seguito. Non potete tenere tutto quel denaro qui senza protezione. Avete un'arma? Non ho voglia di spendere i miei soldi in un'arma. Con quello che costa una rivoltella potrei comprare invece l'aratro che mi serve. Se realmente vi preoccupate di me, potete prestarmi la vostra. D'accordo. Ad una condizione. Che mettiate il denaro in banca appena vi recherete in città. D'accordo. E manderò il dottor Evans a visitarvi. Ma io non gli pagherò la visita. La calcoleremo sull'ipoteca di Bowen. Ehi, cosa stai facendo? Ti vuoi affogare? Tornatevene a casa tutti e due, lasciatemi solo. Tutti nel Kansas cercano di sfruttarmi. Beh, come passeggiata non c'è male, dati i risultati. Ne sappiamo quanto prima. Certamente McKean sa qualcosa. Non avrebbe chiesto di comprare altra terra se non fosse sicuro del suo metodo. Conosco McKean. Io pure. Ma se lo terrà per sé, come tutte le sue cose. Vecchio spilorcio, non mi ha pagato neppure il whisky. Metti anche quello sull'ipoteca. She's not the only pebble on the beach. That is the sort of lesson you must teach. If you want to win her hand, let the maiden understand that she's not the only pebble on the beach. She's not the only pebble on the beach. That is the sort of lesson you must teach. If you want to win her hand, let the maiden understand that she's not the only pebble on the beach. When you see a pretty maiden who has just turned 17, you think you'd like to win her for your wife? Your wife. Don't start the game by saying she's the sweetest thing you've seen. A young girl's heart's the strangest thing in life. In life. Do not let her think that you are sure to offer her your hand. She'll like it better if you're out of reach. Out of reach. No matter how you love her, give the girl to understand she's not the only pebble on the beach. On the beach. She's not the only pebble on the beach. That's
she's not the only pebble on the beach. Giocate finché la pallina gira. Mi piacerebbe conoscervi, Masterson. Sono Ruby Stone. Come se non lo sapessi. Salve, Ruby. Mi hanno detto che partite. No, io non parto affatto. Ah, no? Sarà davvero una novità per Liberal. I poliziotti non ci restano a lungo. Ebbene, tanto per cambiare, conto di fermarmi un po'. Scusate se vi disturbo. Logan desidera vederlo. Logan? Bene, eccomi qua. Questioni private. Vi aspetta nel mio ufficio. Vorrei sapere di più sul conto degli sceriffi precedenti. Arrivederci, Miss Ruby. Ok, fate il vostro gioco, signori. Ecco il signor Masterson. Non vi conoscete, vero? Felicissimo, signor Masterson. Grazie. Consideratevi a casa vostra. Se avete bisogno di qualcosa, chiamatemi. Accomodatevi, signor Masterson. Potete lasciare, signore Mauri. Benissimo, niente formalità. Solo un discorsetto amichevole. Gradite un bicchierino? No, grazie. Desideravate vedermi, Mauri. Di che si tratta? Ecco il nostro problema. Come in molti paesi del West, gli interessi sono in contrasto. I coloni e gli allevatori. Io appartengo al secondo gruppo e mi interesso del bestiame. La carne è necessaria. Ma serve anche il pane. È di quello che volevo parlare. Questa terra è arida. I contadini si affaticano invano. Ora però se ne vanno a gruppi. Beh, ciò semplificherebbe la cosa per voi. Già, ma invece molti altri ne arrivano e recintano la terra tagliando fuori le mie mandrie dalla ferrovia. È un loro diritto. Qui c'entrate voi. Vedete, Masterson, con voi dalla nostra non abbiamo di che preoccuparci. Ecco tutto, Masterson. Ponetevi dalla mia parte ed in un anno potrete essere ricco. E getterete via quel distintivo, non vi sta bene? Sentite, Mauri, non mi metterei d'accordo con voi neanche se mi ricopriste completamente d'oro. Ci troviamo su due punti opposti. E io non sposto. Mauri, dite al vostro uomo di uscire con le mani in alto. Esci fuori, Sandy. Giù quell'arma. Sandy, tu passerai dei guai qui. Ascolta il mio consiglio e lascia la città. Che devo fare, Mauri? Quello che ti ha detto. Signor Masterson. Taci. Non scherzate con la fortuna, Mauri. Poteva toccare a voi di uscire da quella porta. Beh, perché resti lì impalato? Ci vediamo domani, Billy. Sì, e cerca di fare un bel sonno. Allen, aspetta a farmi la predica, ho qualcosa di importante da dirti. Cosa c'è di così importante? Non ti fidare di Logan Mauri. Non sarai venuta solo per dirmi una cosa che so fin da quando è arrivato qui. Ci deve essere dell'altro, uno stato d'animo che cerchi di coprire con le parole. Dimmi che c'è. Si tratta di Susan Pritchard, è in pericolo. Che tipo di pericolo? Logan Mauri. Quello è affare suo, se la può sbrogliare da sola. Ma non con Mauri. Io lo saprò bene, non ti pare? Oh, se tu l'ami, parlale, Allen, te ne prego. Allora non ti preoccupi di Susan, ma di te stessa, non è vero? Rispondi. È vero, Allen. Se si fosse trattato di Susan, sarei andata da lei. Io difendo quello che è mio. Comunque egli sia, mi appartiene, non rinuncerò mai a lui. Ma
Controllati, cara. Scusami, Allen. Quante volte hai detto la stessa cosa? Credo da quando ho cominciato a parlare. Perché non torni al tuo paese? Te l'ho già detto la prima volta che mi hai trovato qui. Torno a chiedertelo. Sei buono, Allen. Sin da quando ero bambina sei sempre stato gentile. Ma non dirmi di tornare a casa. Mi dispiace, Ruby. Anche a me. Per molte ragioni. Allen. Non è igienico restare lì con la luce alle spalle. Ah, non ci penso mai. Da quanto tempo siete lì? Da quanto basta per aver visto uscire il canarino dell'Orientale. No, Bat, non pensate male. Ah, scusatemi per quello che avevo pensato. Com'è andata la visita a Macchina? Cominciando da domani preparerò a quei cowboys una sgradita sorpresa. Avviso. Da oggi 30 giugno nel comune di Liberal è vietato portare armi da fuoco. Bat Masterson, ispettore di polizia. Vediamo se il nome di Liberal ha un significato. Andiamo! Masterson, vi dobbiamo parlare. Sono da voi, amici, solo un minuto. Eccovi il cavallo e la rivoltella. Una parola ancora. Se vi ripesco in Liberal, vi assicuro che non la passerete liscia. Non mi pescherete, ho cose più importanti da fare che gironzolare qui intorno. Che ne è di Slim? Non fate uscire anche lui? Slim deve rispondere di tentato omicidio. Deciderà la giuria se e quando dovrà uscire. Cammina. Largo! Bravi amici, vedo che rispettate gli ordini. Molto simpatica la vostra ansietà di obbedire alla legge e di essere venuti a consegnare le armi. Con tale genere di cooperazione, Liberal diventerà un pacifico posto per i cittadini. Avanti, muovetevi. Tirate fuori le armi. Billy, passa il sacco. Potrete riprenderle quando lascerete la città. Andiamo, belli. Buttate giù, buttate giù. E cosa aspetti? È la forza che parla. Ciò vi insegnerà a non violare la legge. Grazie, ecco fatto, ecco fatto. Tutte le donazioni sono graziosamente accettate. Avevi ragione, padre. Ho l'impressione che questa città sarà molto calma d'ora in avanti. Ed ora un'ultima cosa, gente. Prendete quel cartello e rimettetelo dove l'avete trovato. Sì, signorina, credo che d'ora in poi avremo molti cambiamenti in città. Già, ho saputo che abbiamo un nuovo sceriffo. Ce n'era bisogno. Mi auguro che valga almeno la metà di vostro padre. Come va, eh? Dietro. Bene, grazie. Cosa ti occorre oggi? Allen? Ciao, Susan. Vorrei dirti una parola. Scusa, John. Oh, Allen, io vorrei che mi perdonassi, parlo di ieri. Speravo di avere la possibilità di dirti quanto mi dispiace. Vuoi dire che non pensi più di andartene? Vedi, avrei voluto parlarti di questo ieri sera. Perché non sei venuto? Ero molto occupato. Oh. Beh, cerca di venire stasera. È il mio compleanno ed avrò degli ospiti. Devi esserci anche tu. Non ci sarà nulla e nessuno che mi impedirà di venire. Vi aspetterò senz'altro.
Ora devo andare a prendere Anna che mi sta facendo degli abiti. Bisogna che faccia presto. Non vorrei che fossero abiti da viaggio. Ma potrebbero essere da sera. Oh, Susan, passando, avvisa il dottor Evans di andare a trovare Kim McKean. Senz'altro. A stasera. Buongiorno, Susan. Buongiorno, Anna. I vestiti sono pronti per la prova. Benissimo, vi accompagnerò a casa. E ci sarà anche il signor Mowry al ricevimento? Oh, penso di sì. Oh, è così attraente. È ricco. Ci sarebbe da perdere la testa. Forse. Ma io sono già impegnata con qualcun altro. Credete che gli piacerà il mio vestito? Al signor Mowry? No, al signor Allen Harper. Oh. Io odio i pettegolezzi, Susan, ma c'è qualcosa che devo dirvi. Ho lavorato fino a tardi la notte scorsa e guardando per caso fuori della finestra... Non siete felice, vero, Susan? Certo che lo sono. Vedete, quando una persona ha lo spirito turbato, dovrebbe confidarsi con un amico sincero. Come voi, vero Logan? Vorrei essere di più, se me lo permetteste. Vi prego, Logan. Insieme potremmo avere molto di più, che non qui a Liberal. Vivo qui da tanto tempo che non posso pensare a qualche cosa di diverso. Dite una sola parola e vi porterò via di qui. Ma i vostri interessi, i vostri affari? A quelli penseremo dopo. E rispondete? Ve lo dirò fra poco. Sono lieta che siate venuto, signor Masterson. È quasi deserto qui perché sono andati tutti al ricevimento di Susan. Preferisco questo genere di divertimento. Non faccio parte dell'alta società io. Se si eccettua una persona, siete l'unico ad appartenervi. A chi alludete? Alludo ad Allen. Allen è un buon figliolo. Cercherò di aiutarlo se posso. Ve ne sarò grata, avrà bisogno di voi. Ah, vi interessa anche lui allora. Pensavo fosse Mowry che... Le cose sono un po' diverse, signor Masterson. Sappiate che da piccola venni adottata dai genitori di Allen. Ehi, che vi salta in mente di portarmi al bar? Lo sapete che non bevo io. Oh, ma Billy, non volete dare un po' di incremento di commercio al locale? Ah, non ho quattrini da buttare. Sentite, sapete la storia della recluta negra Jasper? Ah. Durante la guerra lo volevano far arruolare in cavalleria. No, no, rispose Jasper, perché se il trombettiere suonasse la ritirata, il cavallo mi sarebbe d'impaccio. Già. Per essere la reginetta della festa sembri di cattivo umore. Bel cambiamento da oggi, vero? Molte cose sono cambiate da stamani. Nulla di serio, spero. Ho deciso di partire domani. Domani? Sarà meglio parlarne ancora, mi pare. Non credo che ce ne sia più bisogno. Me ne vado da qui. So tutto di ieri sera, Allen. Ieri sera? In questo ci deve entrare Anna Weeks, vero? Per mia fortuna, sì. Trattandosi di quella linguaccia, credo di aver capito, Susan. Ma posso spiegare subito tutto? Non importa, Allen. Importa a me? Ma se la pensi così... Mi compiacciono, vi ballate bene, sedetevi qui, vado a prendere da bere. Avete troppa amicizia per quel poliziotto. A Mowry non andrà a genio. Allora perché non cura da sé i suoi interessi? È per quello che mi lascia qui. Chi volete prendere in giro?
Ho visto dove siete andata ieri notte e non sono il solo. Ah, eravate voi. Al buio non ero sicuro. Non temete. Mi piacete. Non ho ancora detto niente a Mauri, ma potrei farlo. Voi ricattereste anche vostra sorella. E va bene, diteglielo. E io negherò tutto. Poi vedremo a chi crederà di più. Che bel cappello nuovo che avete, signor Carmody. Ma non vi sta bene come quello di ieri notte. Quello che vi ho forato con la pistola. Sembra che arriviate sempre al momento giusto, Masterson. Fa parte del mio mestiere, Ruby. Buonanotte. Dimmi, Bud, quando la smetti con le parole, cominci con i fatti e con le pistole, eh? Tu credi di aver incontrato finora i peggiori delinquenti in Dodge City. Allora si vede che tu non conosci Danny Franklin. Lo sai? Anche il vecchio Bacco era un ispettore di polizia. È stato lui a ordinare tutte le impiccagioni. E questo Danny Franklin di cui ti parlavo aveva 7 spiriti, tanto che quando lo fece impiccare continuò a muovere la mano destra per 2 ore dopo che era morto. Anche Bacco doveva essere un bel tipo. Sì, sì, proprio così. E doveva essere anche un bel bugiardo. Come hai detto? Ha detto che egli è ancora vivo, vero? Ah, sì, 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 certo, certo, sì, sì. Fatemi entrare. Siete il nuovo sceriffo? Sì, cosa c'è? Avete fatto qualcosa a qualcuno? O qualcuno ha fatto qualcosa a voi? Sono il dottor Evans. Che cosa volete da me? Si tratta di un delitto. E questa è l'arma adoperata. Chi è la vittima? Tim McKean. Alan Harper mi ha lasciato detto di andarlo a visitare. E io ho trovato Tim assassinato nel letto e la sua casa soqquadra. Avete trovato la borsa con il denaro? Il letto era a pezzi e non vi era nessuna traccia di denaro. Fammi vedere quest'arma, Bud. Ma è quella di Ale. Oh. Che succede? Sembrate serio. Infatti, mi sembra che siate nei guai. Certo, sono un po' in crisi ora, ma finirà. Non credo che parliamo degli stessi guai. È vostra quest'arma? Sì. L'ho prestata a McKean. E con essa McKean è stato ucciso. E da chi? Tutti credono da voi. Anche voi? Vi sono amico, Alan, state certo. Ma rappresento anche la legge e quindi dovrò farvi delle domande. Mi basterà la vostra parola. Grazie, Bud. Siete stato da McKean oggi? Sì, oggi pomeriggio. Per vedere un terreno. Avete visto McKean? Gli avete parlato? No. Vi ha visto nessuno in quei paraggi? Ma non lo so. Non dovevo nascondermi a nessuno. Perché avrei dovuto ucciderlo? McKean vivente era la soluzione al mio futuro. E forse all'avvenire del Kansas. Calmatevi, Allen. Se voi aveste ucciso McKean, certamente non avreste lasciato lì la pistola. Un fatto è certo. Non siete stato voi. Se avessi il minimo dubbio, stareste già in guardina. Foste anche mio fratello. Nessuna giuria, ma... Non arrivereste mai a una giuria. Ci penserebbero gli amici dell'assassino a far giustizia. Sentite? Sembra che stiano già arrivando. Sapete ancora tutto, c'è di più! Continuate! Cosa contate di fare, Bud? Billy sta sellando Red. Lo porterà dietro la casa. Mi lasciate fuggire. Mi mando sulle tracce di Larkin. E perché proprio Larkin? Perché egli dalla cella ha sentito il discorso sulla scoperta di McKean. Ecco il movente del delitto. Non capisco. Scommetterei la testa che lavora ancora per Logan Mauri. L'agente Billy, ai vostri ordini, Masterson. Se aveste ucciso un uomo, in quale direzione fuggireste da Liberal? Nord, verso la prateria rossa. Alzate la mano destra.
Giurate di osservare la Costituzione degli Stati Uniti e le leggi dello Stato del Kansas. Giuro. Chi l'ha ucciso? Non lo so. Di chi era la pistola? Ma la pistola non fa il colpevole. Di chi era l'arma? Di Allen Arden. Il momento è stato il furto, un assassinio premeditato, e noi staremo qui senza punire il colpevole. Allen Arden non è un assassino, non è stato lui, voi lo sapete. Ascoltatemi, vi prego, lasciate fare allo sceriffo. Bart Masterson saprà fare giustizia, ne sono certa, conosce bene il suo mestiere. Basta con le parole, ci vuole energia, voi seguitemi. Forza Ale, sbrigati! E non ti dimenticare di aver cura del mio distintivo di agente. Non vi preoccupate per Susan, le spiegherò tutto. Grazie Bart, non sarà necessario, parte domani mattina. E l'aria qui intorno comincia a riscaldarsi. Sapete che il vostro atto è qualificato effrazione nelle pagine del codice penale, nonché violazione del domicilio privato di un pacifico cittadino. Ed è anche prevista una pena. L'ho letto nel codice penale, pagina 34. E adesso via tutti! Ho aperto una buona razione di piombo. Che cercate, Carmody? Sentite, Bart. Questi cittadini mi hanno incaricato... Sentite bene, solo due gruppi di persone sono autorizzati a chiamarmi Bart. Amici e persone simpatiche. Voi non appartenete a nessuno dei due. Allora, cosa volevate dire? Bene, signor Masterson. Parlo a nome di tutti loro. Chiedo che non si perda tempo con processi e trucchi legali. Vogliamo l'assassino di McKean. Il responsabile sarà arrestato e detenuto in attesa di giudizio che verrà celebrato da un giudice e da una giuria che non avranno paura di fare il proprio dovere. Dov'è Harper? Sta galoppando verso la prateria rossa. Non ci arriverà mai. Lo impiccheremo senz'altro a un albero. Prendete i cavalli. Un momento. Vi avverto che sparerò contro il primo che si muove. Allen Harper non è l'assassino. L'ho nominato mio agente e ha fatto il giuramento di rito. Sta ricercando il colpevole. Ora tornate al vostro lavoro. E se un'altra volta si ripetono questi incidenti in Liberal, vi arresterò uno per uno per sommossa. Adesso andatevene, tutti! Vi avverto, Carmody. Prima o poi mi metterete in condizione di uccidere. Thank you.
avanti! Harper, che sorpresa! Ammetto che non sono mai stata così contenta per una visita. Una sola mossa e siete spacciato. Ci ha minacciati con la rivoltella. Zitto un po'. Cosa andate facendo in questa parte del Kansas? Masterson mi ha mandato dietro a costui. Deve rispondere di rapina a mano armata e di assassino. Avete chiuso l'ufficio di Liberal? Zitto un po'. Avete l'aria piuttosto stanca e affaticata. Datele la pistola, la terrà a bada lui. Non abbiate paura di servirvene alla prima mossa che fa. Sarò felicissimo di farlo, se batte soltanto un occhio. Venite con me, Al. Vi offrirò un bel bicchiere di latte fresco. Grazie, signora, lo berrò volentieri. E accomodatevi allora, siete a casa vostra. Che roba è? Come? Ma è grano! Non lo riconoscete neanche più? Ma qui, con questo caldo... L'estate del Kansas, 43 gradi all'ombra. E come avete fatto? Nostro figlio, che frequenta l'Istituto Superiore di Agricoltura, ci ha procurato il grano da semine. Che tipo di sementi? Un po' di pazienza e ve lo mostrerò. È la stessa qualità che usano nei paesi freddi. È in gamba il nostro clan. Ha fatto tanti studi e ricerche finché ha trovato un tipo di grano che si adatta a queste temperature torride. Abbiamo fatto un solco profondo, come ci ha detto. Poi ci siamo aiutati pregando. Finalmente. Signora Ferguson, comprendete quanto ciò sia importante per il Kansas? Importante? Proprio così. Ora potreste essere eletta governatore del Kansas. Di, hai inteso quello che ha detto? Potrei diventare governatore del Kansas. Yeah, valori. Maledetti. Sono stato tutta la notte di guardia alla prigione e... Oh, siete di nuovo voi, Susan? Vi sono notizie di Allen. È ritornato? Santi numi, ve l'ho già detto. Quando tornerà lo saprà tutta la città. Forse Masterson saprà qualche cosa. Beh, ma in tal caso perché non volete prendervi il disturbo di portare la vostra gentile persona nel suo ufficio e domandarglielo personalmente? Oh, no, non voglio disturbarlo ancora. Beh, Allen Brutte vi potrà arrestare. Coraggio, andate. Signor Masterson... Nulla di nuovo ancora? No, ma dovrebbe essere qui fra non molto e porterà con sé la sua preda. Speriamo che se la cavi. State tranquilla, Ruby. Quella gente all'orientale è pericolosa. Logan sta scommettendo che non tornerà. E se torna, Carmody dice che verrà impiccato. Se qualcuno dovrà essere impiccato, lo tiro io. Oh, entrate, signorina Susan. Conoscete la signorina Ruby? Non frequento i bar, signor Masterson. No, signorina. Voi preferite ricevere i padroni dei bar in casa vostra? Non come vi... Non ragazzi. So che tra i due litiganti il terzo ha la peggio, ma voglio correre il rischio. Non vi è nessuno in città che si preoccupi di Allen più di me. Quindi il vostro interesse nei suoi confronti mi riesce più che gradito. Mi preoccupo solo che sia fatta giustizia e che la pace ritorni al Liberal. Bugiarda! Voi amate Allen Harper, ma permettete che Logan Maury vi allontani da lui? Oh, è questo che vi dispiace? Logan Maury? Ebbene sì. Sono addolorata come lo sono tutti coloro che perdono qualche cosa che amano veramente e in cui hanno fede. Ma toccherà anche a voi. E quando la sua vernice e i suoi discorsi forbiti saranno finiti, vi accorgerete che egli è tanto ipocrita quanto lo siete voi. Oh, mi dispiace, signor Masterson. Scusatevi con la signorina Ruby. Perdonatemi, Ruby. Prego. Sapevo che l'avrebbe preso. Una sola mossa del vostro cavallo andrà a spasso da solo per la campagna l'altro. Essendo tornato vivo dovrete pagare a tutti. Ehi, largo, allontanatevi, andiamo! È l'ultima volta che ve lo dico. Ciao, Bart, l'abbiamo preso. Complimenti, Allen. Dovrò raccomandarvi per la promozione. Dovevo catturare l'assassino di McKean. Eccolo. Chiudilo in prigione, Billy. Non lo perdete di mira, signor sindaco. Andiamo, scendi. Ordine dell'agente Billy. Larky, ti buscherai almeno un mese per questo omicidio. E poi ti impiccheranno.
Ecco le prove, Bat. E se occorre potrò indicarvi i testimoni che vorrete. Bene. Che c'è in quel sacco? Altre prove? No. Questo è il risultato più importante della mia gita. Ehi, gente, ricordatevi il mio avviso sugli assembramenti di persone. Credevo fossi già partita. Come avrei fatto? Non sarei potuto partire senza sapere che eri tornato. Questa volta ci starei per un pezzo. Quando Masterson manda noi seguiti dietro a qualcuno, lo scoviamo e presto. Bene, Allen, puoi restituirmi il distintivo. Penso che non ti servirà più. Oh, Matt, sapevi che... Chiudi la bocca, Billy, tu parli troppo. Ehi, non l'avrete mica imbeccato. Lascia che ti dica una cosa. Smettetela. Dunque, Allen, racconta tutto, via. Beh, è strano come succedono le cose, Bat. McKean è morto portando con sé un segreto. Ma la sua morte ha rivelato proprio ciò che egli cercava di nascondere. Ciò potrà sembrare non molto chiaro, ma mi spiegherò subito. Mi avete fatto inseguire, Larkin. Ed io ho scoperto ciò che finora abbiamo invano cercato. Come coltivare il grano. Ed eccolo qui. Avete ragione, Mauri. Sembra che i coloni se ne vadano. Non più fattorie e non più recinti. Non ne vedo l'utile. La loro terra ritorna ad Harper. Egli può sempre venderla al primo bamboccio che gli capita. Allen Harper ha finito di trafficare. Ma non sa ancora nulla. Salve, Jason! Che succede? Quello che vedete, signor Harper, ce ne andiamo. Billy, prendi quel sacco che ho portato. Sì, datemi una mano. Non te ne andrai quando avrai visto, Jason. Ne abbiamo abbastanza ed anche se aveste trovato diamanti, ce ne andremo lo stesso. Un po' di calma, amico. È molto importante per voi. Ehi, ehi, permesso! Permesso! Sì, fate largo! Fate largo! Largo, largo, andiamo! Fate... Ecco qui, Ale. Sapete di che si tratta, amici? È grano! Grano! Pieno e maturo come il migliore del mondo. Coltivato proprio ai limiti della prateria, ad onta del caldo e della siccità. Conosco il segreto, amici, e ve lo comunicherò. Significherà prosperità dopo tanti anni di paziente attesa e di duro lavoro. Il Kansas diventerà il granaio del mondo. Vi procurerò il denaro per mettervi in condizione di lavorare. Perciò, vi prego, tornate ai vostri campi. È troppo tardi. Non abbiamo più casa a cui tornare. Tutti noi abbiamo ceduto i nostri diritti di proprietà sulla terra. Chi li ha rilevati? Logan Mauri. Calma, amico. Non è giusto, non è così, non è giusto. Momento, momento! Io la penso proprio come voi. Veder partire quella carovana di coloni oggi è stato come veder scorrere il sangue nella città. Le nostre case, i nostri affari, la nostra vita è in pericolo. Siamo stati i primi ed apparteniamo qui. Questi metodi violenti operano in due modi. Calmatevi! Ascoltate, amici. Gli uomini di Mauri sono ubriachi di alcol. Voi lo siete di rabbia, il che è anche più pericoloso. Il furore di popolo non sostituisce la legge, l'ordine e porta solo all'omicidio in massa. Sì, questa forma di eccitazione trasforma onesti cittadini come voi in volgari fuorilegge, obbligandomi come ufficiale di polizia ad agire contro di voi per proteggere Mauri e i suoi accoliti. Mauri ha lottato con l'inganno i miei vicini. Non c'è una legge per questo? Mauri ha comprato la terra legalmente nel suo pieno diritto. Tutti i criminali fanno errori, ma se egli sbaglia... Vi prometto che non tornerà a disturbarvi di nuovo. Ora, desidero che voi, persone per bene, collaboriate con la legge ritornando alle vostre case. L'agente Billy farà sgombrare l'aula. Avete inteso quello che ha detto? C'è una nuova legge contro gli assembramenti, io la chiamerei sommosse. Statuto numero 18, pagina 39. Andate a casa adesso, voi pure, Anna. Avanti, avanti! Cer-
cercate di muovervi, tartarughe, avanti! Salve Ruby! Ciao Billy! Andiamo a muoverci! Masterson! Ditemi, quei contratti di acquisto fatti da Mauri sono legali? Sì, però devono essere registrati. Che avete in mente, Ruby? Come sta Mauri? Non è tranquillo. Si preoccupa molto del processo di Larkin. E ha ragione di preoccuparsi. Larkin verrà processato e poi impiccato. Questo gli fa paura. Egli teme che Larkin parli e trascini tutta la banda sulla forca. È proprio su quello che faccio assegnamento. Oggi, ragazzi, siete i più importanti cittadini di Liberal. Questo è un messaggio che Masterson vuole sia consegnato a tutti indistintamente. Questa è la prima edizione straordinaria del giornale, vero? Sì, è una sola pagina, ma è come il fuoco. Adesso sbrigatevi e non lo sciupate. Questo è per voi. Masterson desidera che tutti leggano. Questo è per voi, dillo anche a voi. Ecco, signore. Prego, signore. Ehi, Luca, tu che sai leggere, che cosa c'è scritto qui? Dice, avviso ai cittadini. La legge sarà fatta osservare. Bisogna dirlo al capo. Ehi, calmodi, calmodi. Guarda qui. Perché si agitano? State a sentire. La legge verrà fatta osservare. Primo atto sarà il procedimento contro Larkin per omicidio sotto la presidenza del giudice Prestwick. Ma è il terribile giudice di Dodge City. D'acqua. Il procuratore generale di Topeka rappresenterà lo Stato. Egli sosterrà l'accusa, chiedendo la pena di morte per tutti i responsabili dell'omicidio di McKeon. Tocca a noi, capo, se Larkin canterà. E se Larkin non stesse più in gabbia? Già, farlo evadere. Dì agli uomini di ritirare le armi e uscire dalla città. Bene. Vi ho fatto restituire le vostre pistole, ora andatevene presto. E non è un consiglio, è una diffida. Meno male che non comando io. Scorpioni come voi non dovrebbero mai portare armi. Ne riparleremo, babbeo. Babbeo? Se non te ne vai subito, te lo do io il babbeo. Andatevene tutti! Via! Ehi, Larkin, Mauri ci lascerà crepare così. Sta calmo, Slim, non gli converrebbe troppo lasciarmi qui. Speriamo che sia finita. Ne dubito. Scommetto una pistola contro un soldo che Liberal diventerà presto un campo di battaglia. Sono convinto anch'io, Billy. Non si può far nulla per evitarlo. Ci faremo trovare pronti, Allen. La gente, Billy, attende i vostri ordini, Masterson. Allora stammi a sentire, Billy. Ho importanti notizie, notizie ufficiali. Fa fermare i carri. Raduna tutti qui. Ehi, gente, venite qui. C'è qualcosa che interessa tutti. Buongiorno. Che c'è di nuovo? C'è una calma che mi sento crescere i capelli in testa. Buongiorno, David. Quando siete tornato? Stanotte, quali novità? Il nuovo sceriffo ha fatto evacuare donne e bambini. Complicazioni? Ha arrestato un uomo di Mauri sotto l'accusa di omicidio. La gente di Mauri lo farà evadere. Infatti, Bart spera che i cowboy attacchino la prigione. Una simile azione gli darebbe il diritto di fare una sparatoria comoda e vantaggiosa. Ah, io non mi fiderei, spareranno anche loro. Sono decisi a tutto. Anche a Dodge City erano decisi a tutto. E poi arrivò Masterson. Dopo un funerale in massa sulla collina, la città riacquistò subito la calma. Ho visto Billy che galoppava fuori della città. Dove era diretto? Ecco, Mauri e i suoi uomini hanno praticamente costretto i coloni ad andarsene. Bart ha pensato che essi gradirebbero assistere alla scena e li ha mandati a chiamare. Una specie di trappola per i banditi. Già, andate a casa, prendete il fucile e tenetevi fuori dalla strada fino a che udite due spari. A questo punto cominciate a sparare su chiunque vedrete a cavallo. Allora, promettete di attenervi alle istruzioni? Senti, parlo a nome di tutti. Siamo lieti che ci abbiate avvisati, Billy. Ci accamperemo qui ed attenderemo il segnale, come hai detto tu. Ed appena lo vedremo, ci precipiteremo. Sì, Jason! Lasciatemi passare! Addio! Addio!
amici. Sapete che hanno messo in prigione il povero Larkin per omicidio. Egli è innocente quanto voi. Masterson, appoggiato dai contadini, lo spedirà direttamente sulla forca. Sopporterete questo? No! Bisogna liberare Larkin dalla prigione. Ah, bene! Sapevo che la pensavate così. Ascoltate. Nel corso dell'azione, se per sbaglio una pallottola copasse Masterson, è mia opinione che verrà data una grossa ricompensa a colui che spara così male. Questo è tutto. Hai capito, Wilson? Vuoi muovere gli uomini all'imbrunire. Andiamo, andiamo, ragazzi, via! Ehi, Masterson. Non ti illuderai di impedire i miei amici di cacciarmi fuori di qui, vero? In tal caso tu uscirai, ma con i piedi avanti e una pallottola in fronte e non nella schiena, come hai fatto con McKean. Ho pensato che potrei esservi utile. Erano di mio padre. Ci serviranno, Alan. Certamente. Ma è meglio che tu torni a casa, qui ci sarà una sparatoria. Che dici, Allen? Se qui ci sarà una battaglia, io resto qua. Comunque so sparare meglio di te, sai? Adesso riconosco la figlia di Sam Preacher. Entrate, Susan. Things that meant so much to someone who is true love than you. Through a thousand memories, there is only qualcosa che non va. I nostri saranno allo scoperto, la strada deserta. Lo immaginavo. Sono pronti? Saranno qui appena farà scuro. Bene. Avanti, ragazzi, andiamo. Siamo. Avviciniamoci! Avanti! Aprite! Sono la gente, vieni! Aprite! Che succede? Non sapete che sono dei vostri? Fammi passare, Ali, lasciami un posto per sparare! Bat, se ci fosse qui Bat e gli altri a quest'ora... Taci, Billy, tu parli troppo.
gli altri dalla porta posteriore. È un ordine. Avete detto quello che ha detto? Avanti, prendetele. Ti avevo ordinato di... No, lo sai che non ce ne andremo senza di te. Vorrei sapere che aspettano a venire quei zotticoni. La nostra fine è certa se non si sbrigano. Eccoli, arrivano! Una volta mi dicesti che qui ognuno deve pensare a se stesso. Vale anche per le donne, vero? Ma di che stai parlando? Ora ti spiegherò di che si tratta. Quando mi hai lasciato per fare la corte a Susan Pritchard, ho sofferto tanto da morire. Ora non mi interessa più quello che fai. Non provo per te altro che disprezzo. Non credevo fosse così facile a dirsi. Grazie, ora l'hai detto. Sì, ma non ho finito ancora. Le tue pazze ambizioni di mandri e pascoli enormi e di guadagni illimitati sono andate a monte. I coloni che hai cacciato da casa sono tornati. In questo momento stanno liquidando i tuoi loschi affari. Che mi importa dei contadini? Ho comprato le loro terre, ho eliminato anche Harper. Ti stai illudendo. Quei documenti che possiedi non sono validi finché non verranno registrati. Lascia stare, saranno registrati. Non saranno mai registrati. Perché io li ho bruciati. Ecco quello che ne resta. Fermati, Mau. Cessate il fuoco, ragazzi! Chiama dottor Evans. No, non mi lasciare, Allen. Susan, vi ho odiato perché pensavo che mi voleste rubare qualcosa che mi apparteneva. Scusatemi. Vi comprendo, Ruby. Desidero sappiate tutto di noi. Allen e io siamo cresciuti insieme in una piccola città dell'est. Poi io scappai di casa. Ruby. Volevo dirvi questo. I contadini riavranno le loro case. Di a tua madre che mi perdoni. Assassino. Thank you.
sindaco di Liberal sono ufficialmente incaricato da tutta la cittadinanza di augurare agli sposi una felice luna di miele. Arrivederci a presto, signora e signor Harper. Non vedo perché tu debba andare a New York a trovare lavoro. Non sei tagliato per fare il giornalista, se si dice così. Beh, senti, io devo tentare perché starei male se non lo facessi. Oh, tu appartieni all'West, c'è bisogno di te qui. Ma ormai lo sceriffo sei tu. Liberal diventerà una gran città. Come sarebbe a dire? Liberal è già grande. Guarda là, tutta questa gente che arriva a carovane intere. Pronti per la partenza! Addio, vecchio mio. Questa mi è stata molto cara. Prendila ed abbine cura. Ma non dimenticheremo mai quello che avete fatto per noi. Arrivederci. Fuoco entro i limiti della città. Paco, tu sei qui. Sono venuto a trovarti, cugino Billy. Non ci spostare con la storia del cugino Billy. Io sono la legge in città. Il mio primo atto sarà di metterti subito al fresco per violazione dello statuto 203, pagina 39. E ora martedì di qui. Vattene via! Subito!